abbiamo il grande gluteo, la grande fascia, che è quello che fa praticamente la parte esterna, il gluteo medio, che è la parte mediana, e il piccolo, che effettivamente si trova in questo posticino, ma è anche quello profondo, quello più difficile da andare a sviluppare. Anche quando praticamente... scusatemi, corro qua. Sara scrive, complimenti, che bel gluteo la paziente. È una roba esagerata, ma è veramente... Poi la tragedia che non lo sfrutta, nel senso che non sa di averlo. Quindi io gli ho detto, ma lo metti un po' in mostra, perché io non lo so. A volte si scoprono delle cose, delle persone che non si direbbero neanche mai. Allora, detto questo... Eccoci che anche Facebook si sta popolando. Allora, popolando. Allora, cosa facciamo oggi quindi? Noi stiamo praticamente vedendo di organizzare una terapia, un trattamento. Lei perché lo deve fare? Non ne ha bisogno, ed è vero, perché il suo gluteo è già bello tondo in realtà e la consistenza non è male, ma infatti ha già fatto 2 di Sculptra, quindi non è la prima volta che lo fa. Voi forse l'avete già visto che avevamo iniziato a farlo vedere. Dottoressa Marina, che ha seguito la diretta dei giorni scorsi, chiede, sì, la paziente è il caso del gluteo a mela? È il caso del gluteo, ma non a mela, perché a mela sarebbe un pochino più sul discorso largo e non tondo. Guarda che è un po' nascosto, ma qua sotto è abbastanza sul tondo. Io direi che potrebbe diventare... aiutandola qua sopra a diventare forse addirittura rotondo, secondo il mio parere. Non lo vedo quadrato, perché assolutamente fa questo effetto. Sì. Brava. Qua sopra c'ha questo po' di, diciamo, di ciccia, meno male, ma il nostro gioco sarà proprio quello di lavorarlo qua e poi un pochino da questa parte, perché un po' è vero che è papera, nel senso che qui è più largo e qui è più stretto. C'hai ragione. Cioè, un po' effettivamente c'è, cioè, nel senso che quello che potremmo fare, però secondo me non aiuta molto la mutandina, Scusami, io faccio anche di spostare appena appena. Martina scrive, vorrei averlo io come il suo. Tutti lo vorremmo come il suo. Comunque, facciamo una bella cosa. Noi andiamo a prendere il nostro prodotto e praticamente quello che andiamo a fare è di andare ad iniettare nelle parti. Sara scrive, la paziente sente dolore? No. Ecco, abbiamo fatto rispondere direttamente a lei. E poi Martina ancora chiede, dottoressa, ma ha fatto l'anestesia prima? Sì, ho fatto una crema anestetica, ho posto, sì, qua sopra, e adesso nello stesso prodotto, sì, quello che è Sculptra, io ho preso, eccolo qua, sono andata a inserire all'interno dello stesso prodotto un po' di anestetico, in maniera tale che non si senta male, ok? Quindi diciamo che con una fiala di Sculptra riesco, dato che dentro ci sono un bel po' di cc, a ricostruire un gluteo. Se mi chiedete di farlo con mezza fiala diventa più difficile. Perché? Perché mezza fiala ha troppo poco materiale per poter ricostruire e allora ci vorrebbero 10 sedute, non ha senso. Bisogna comunque dare un po' di consistenza per poter ottenere un risultato, ma guardate che il risultato già dopo una settimana qualcosina si comincia a vedere. Nell'arco di un mese diventa bello e decisivo. Fabiana scrive, quante sedute occorrono per ottenere un risultato come quello della paziente sul lettino? Vedi che quello che dicevo, che qui è abbastanza tondo, che quindi è appena relativo, è solo qui che un pochino sfora, però in realtà qua è già bello pieno. Manca forse di questo pezzettino qui. Brava comunque, stai cominciando a imparare. Brava Martina. Oh, mi sto insegnando troppo bene, non è che mi rubate il mestiere. Però Raghelli, ecco, scrive, qua... dottoressa ha sempre delle spiegazioni molto esaustive. Cioè, lei è perfetta, c'ha solo, da questa parte no, perché siamo andati adesso, sì, a andare in più. Da questa parte invece c'è un leggero avvallamento, qua, così. Ed è proprio in questa parte che dopo vado a intervenire, ok? Quindi diciamo che nella verità stiamo ricreando su un gluteo già bello, però, perché guardate che i glutei non sono sempre così, non so se vi succede, ma io stessa sul mio gluteo, non so perché, non chiedetemi quando, ci sono come delle smagliature che tirano spesso e volentieri indietro e che quindi veramente lo fanno sembrare a pera, perché se fosse così, cioè che lì è largo e qui è stretto così, allora sì che sarebbe proprio una pera proprio. E quindi vuol dire che dobbiamo andarlo a ricostruire qua. Vi ricordate il discorso della pera?
Ve lo ricordate invertito invece quando dico che praticamente qui diventa così sottile, la chiappa sottile sottile di lato, cioè che diventa stretta, però sopra è largo e sarebbe il gluteo invertito? Mela invece è... Marica scrive, sì, io ho seguito tutta la diretta. Sì, troppo carina. Però spero veramente di dare qualche piccolo insegnamento, anche perché tra parentesi, guardate che dipende anche da noi per come far sembrare questo gluteo. A volte senza, adesso c'è l'aiuto del dottore, ma senza anche l'aiuto del dottore, dipende molto da come uno va a posizionare le mutandine. Parlo del mare, naturalmente, non parlo di momenti qualunque. È logico che se su questo gluteo, invece di tenerlo ben in alto, la tengo qua, allora può sembrare un gluteo che non è, può sembrare un gluteo a pera, per dire. Basta semplicemente stare attenti e cercare di capire dove. Su questo, che è bello, devo dire che a lei quasi converrebbe, solo perché c'ha questo micro pezzettino, tenere una fascia qua intorno per sembrare un brasiliano, diciamo la verità, ma per davvero, nel senso che secondo me merita addirittura di arrivare a questo punto. Però dove voglio arrivare? Che la cosa bella non è soltanto il fatto della forma, è anche il fatto della consistenza. Cioè, quello che voglio dire, la differenza fra questo di Sculptra e uno ialuronico è che qui abbiamo proprio un tessuto ricostruito. Non so se mi sono spiegata. Jessica scrive, dotto sei la migliore. No, sei troppo gentile. Però è proprio un tessuto, cioè io posso prenderlo e dargli un pizzico. Se sotto ho lo ialuronico, c'è poco da pizzicare perché è la gnocca dura. Non che non mi piaccia, per l'amor del cielo, va bene. Però diciamo che questo è un prodotto che dura 2 anni, è un prodotto che alla fine stimola il nostro collagene, perché qui è il suo collagene che si è formato intorno alle piccole punturine che ho fatto, capito? Quindi questa è la grande differenza sostanziale. Allora io oggi sapete che voglio farmi il gluteo, però non posso perché non è educato, non è elegante che una dottoressa si faccia il trattamento davanti a voi. E quindi sappiate che però ho già pronte le 2 scatoline, perché mi devo andare a sistemare la parte alta del gluteo. Ho realizzato in tutto, mentre spiego, ho visto che anche il mio si era messo male. Comunque, tornando a noi, questo gluteo è perfetto. Io quello che dico sempre a questa ragazza è di cercare di valutare, di farlo passare osservabile, cioè lei è quello che deve fare, quindi di cercare di mettere dei pantaloni un po' attillati. Francesca scrive, sembra finto. Sembra finto. Invece prova a muoverti, guardati che via. Scusate, ma per dire che si muove, voglio dire, è vero. Nel senso che sembra che sia non so che cosa, ma è questo il punto. Questa è la grande differenza fra un gluteo che è fatto da sostanza che è il tuo collagene e che si è formata proprio all'interno della pelle. Sto guardando se vedo la pelle da qualche parte e mi passi la pelle. Certo. Grazie. Grazie infinite. Io voglio dare ancora una volta il concetto. Questo, in questo, il tessuto si è formato perché qui si sono depositati come dei piccoli pallini e intorno a questi pallini si è formato il mio collagene, ok? Con lo ialuronico invece, questo è quello che poteva succedere, che si va a riempire, è come una massa plastica che io inserisco sotto. Capito qual è la differenza? Allora, qui è tessuto ricostruito, qui è ialuronico inserito. Allora, salutiamo Nicole e poi mi chiede Caterina, che si è appena connesso, che trattamento state facendo? Sono davanti a un gluteo, Caterina. Direi un gluteo. Sto facendo un gluteo. No, più che altro stiamo ricostruendo un gluteo, perché poteva essere magari togliendo sì. Il grasso, piuttosto che dargli più tono. Sì, gli abbiamo dato più tono perché abbiamo usato un prodotto che si chiama Sculptra, che è in grado di rigenerare il tessuto e quindi far aumentare il suo spessore della pelle, capito? Ed è bello proprio per questa ragione. Sì, può essere che magari la forma non è completamente tonda, può essere che magari si appoggia leggermente sotto, però ragazzi, alla fine la cosa che è anche importante, a parte la forma, che sono la prima a dire più rotondo è che è duro, cioè lo tocchi e senti un gluteo compatto e duro. E poi un'altra cosa bella, non ha buchi, perché l'altra problematica di noi donne, ahimè, è anche la presenza di questi malefici buchi, che comunque si possono togliere, lo dico sempre, con il laghetto brasiliano. Infatti okay. Susanna scrive, a me è piaciuto molto vedere quello col lago brasiliano. Guarda, quello col lago brasiliano è un trattamento che vado a fare a tantissime persone,
perché anche l'altro giorno ho le foto anche di un trattamento appena fatto che vado praticamente a scardinare i buchi e poi a inserire lo scultra sotto, questo mi permette proprio di aumentare la possibilità di non avere neanche buchi. Quindi diciamo che non è soltanto un discorso di gluteo, di forma, ma è anche un discorso per togliere i buchi, è anche un discorso per avere un gluteo compatto, tonico. Sono cose che qui uno può fare centinaia di esercizi sul gluteo, ma è difficile, se non hai 20 anni, riuscire ad avere un gluteo di questo genere. Claudia scrive: ci sono alternative allo scultra per i glutei? Sì, assolutamente. Volendo uno, come dicevo prima, può andare a inserire lo ialuronico, però è una massa dura, oppure la protesi, quando si inserisce la protesi, anche lì comunque diciamo che tutto sommato potrebbe anche essere bello, l'importante è non dimagrire, perché se si svuota, io mi ricordo ancora quella ragazza all'Isola dei Famosi che si vedeva la gnocca del culo, scusa, del gluteo, e praticamente era totalmente vuoto tutto intorno, cioè non si può neanche vedere, quando si vede una boccia che esce e tutto intorno è vuota si capisce che non è un muscoletto lì nel centro o è tutto ben sviluppato. Non so se sto riuscendo a spiegare abbastanza bene, ditemi voi. Penso bene. Proprio di sì, perché stanno mandando like, cuori e ok. Va bene, allora vado avanti. Quindi stavo dicendo, le protesi, che però secondo me non sono un gran bel lavoro. Poi dipende, perché anche qui come al solito i chirurghi possono essere bravissimi oppure no, però diciamo che è una delle cose abbastanza difficili e che magari non è così consigliabile, perché lo stesso chirurgo di solito non fa. Poi ce ne sono alcuni che lo fanno e lo sanno fare, per l'amor del cielo, ma in linea generale è un po' più difficile. Io ho visto, vi dico per esperienza, glutei dove magari erano anche belli, però questa parte, questa qui di questo setto si è sganciato, per cui la protesi si muoveva di qua e di là. Ora non è vero che possa succedere, probabilmente quel chirurgo avrà scavato troppo in questa linea e quindi alla fine si è spaccato questo pezzettino che divide i due glutei e la protesi si era spostata di qua. Però ecco, diciamo che lì basta anche che la protesi vada un po' fuori sede, se per dire invece di essere messa per orizzontale diventa verticale o per verticale diventa orizzontale, cioè sarebbe proprio una cosa poco piacevole. E poi, perché comunque sul seno, bene o male, noi non ci appoggiamo sul seno, sul gluteo ci appoggiamo. Quindi secondo me è valido molto di più il discorso di avere il gluteo tonico. E poi anche per il piacere degli uomini, o delle donne, o di quello che volete, perché quando uno ti tocca una chiappa che ce l'hai dura, è molto più bello di quando uno invece prende e c'ha la chiappetta molletta. Allora, Fiorella scrive: vi ho conosciuto oggi, siete il top, grazie dottoressa, grazie Eleonora. Oh là là, bravo, ormai la voce sta prendendo possedimento, ma pensate che bravo che è, riesce a farsi piacere, malgrado se vedete la faccia è allucinata, perché è stanca come me, perché fa un leggero caldo. Questa stanza è bellissima perché ha delle finestre pazzesche, però l'aria condizionata, ah no, ma lei si è messa in situazione aria condizionata? Niente, lei sta al fresco, è a me che mi ha messo al caldo. Ma dottoressa, Samantha ci chiede: quando è secondo lei che bisogna fare la gluteoplastica? Cioè, quando il paziente deve farla, allora, secondo lei? Allora, secondo me la gluteoplastica non è da fare. Io trovo che la cosa più bella sia avere un gluteo che sia proprio il tuo tessuto che va a ricostruirlo. Trovo questo che sia più interessante, perché alla fine quando mi tocco anch'io e mi sento una roba gnoccosa grossa dietro, a me la gluteoplastica non mi piace. È logica che se uno vuole, perché si è fissato di avere un gluteo come quello della Belen, che non ha la gluteoplastica, per l'amore del cielo, non so cosa abbia, non mi interessa e non voglio pagare gli avvocati per difendermi. Chiaramente lei ha un gluteo che è molto prosperoso, molto in fuori. Per cui in quel caso, se uno volesse un gluteo di quel genere, lo scultro ad esempio non è indicato, perché un ricostruttore farà uscire un po' in fuori il gluteo, ma non riuscirà mai ad avere quella consistenza così dura come lei, e che praticamente sarà un gluteo che esce come da qui a qui, il suo probabilmente alto così quando si sdraia, ha un gluteo probabilmente alto così, una roba che diventa neanche cuscino, troppo alto.
perché la paziente ride perché stanno notando che il sedere si muove. No, no, il sedere si sta muovendo. No, ma poi questa perché paziente... sta ridendo, Gigi. No, ma io voglio dire una cosa, Gigi. Io non sapevo che si muovesse il culo quando ridiamo. Quindi stai imparando. No, Gigi ha notato un leggero movimento e non capiva cosa stava facendo la paziente. Ma io non lo sapevo. Ecco. No, ma cosa sapevo? Praticamente un tutt'uno qua, ride tutto il corpo. Va bene, meglio così. Allora, quindi, tornando a noi. Io Gigi questo... scrive, non è male se le ride anche il gluteo. Anche secondo me, perché alla fine diventa che si diverte pure lui, guardate cosa dico. Allora, a me fa ridere perché io scultro l'ho sempre usato per il viso. Per cui a un certo punto, guardando appunto i video... Gigi scrive, sarà contento il suo compagno se fa sempre così. Sì, Gigi. Ascolta, mo. Il suo compagno è in cerca di compagno. Quindi, però il problema è che non vedete il viso e quindi... Non saprete chi è la bella donna. Una bella donna, una gran bella donna. Non mi permetterei mai di far vedere il viso. Allora, quello che stavo dicendo comunque è che in questo caso abbiamo agito con delle siringhe che vanno a riempire e che comunque vanno a ricostruire questo gluteo. Nel caso invece dello ialuronico io vado a inserire semplicemente sottostante così un pezzo di, diciamo... una siringata di un prodotto che è già formato. Qui no, qui invece vado a stimolare proprio il mio vero collagene. Questa è la grande differenza. Ora, per chi vuole la protesi può fare tutto quello che vuole, però direi quando non si può fare la protesi. In generale quando uno è troppo magro, per esempio. In generale quando non ha grasso neanche un po' nel gluteo, perché secondo il mio parere, scusate, è giusto per fare due chiacchiere con voi. Il gluteo chiaramente più svuotato è e più gli aggiungi una protesi, più il tessuto è talmente trasparente che alla fine vedi la protesi. È per quello che secondo me, anche volendo, è meglio prima ricostruire proprio la pelle nel suo spessore, cioè invece di essere un filo trasparente così con sotto una protesi, per capirci, preferisco un tessuto grosso così con sotto quel cavolo che ti pare, se ne hai voglia, oppure stai così che secondo il mio parere è anche molto meglio. Quindi questa è l'indicazione. E poi comunque la protesi è sempre un corpo estraneo. Nico scrive: complimenti alla paziente per il gluteo. Ah, mamma, c'ha un sacco di complimenti sta ragazza, lo sapevo io. Guardate, ma ognuno espone quello che di bello ha, questa è la cosa più importante. Chiede Lucrezia, dimmi. Quante sedute ha fatto lei di scultra? Tre sedute. Ok. Tre sedute a distanza più o meno di un mese e mezzo l'una dall'altra. Ok? Eleonora, secondo te riusciamo a mettere un video di uno dei miei colleghi americani mentre fa il gluteo? Video, gluteo, sì, allora, mentre lei parla, preparo. Sì. Allora, giusto per capirci, sì. Io adesso quello che voglio farvi vedere è anche gli altri cosa fanno, perché è importante sapere anche quello che succede nel mondo esterno, non soltanto quello che succede nel mio studio. Perché sennò dice la dottoressa ancora si è messa a fare i glutei, non lo fa nessuno, come mai? Allora è strano. Allora, prima di tutto uso Sculptra perché Sculptra è un prodotto che utilizzo già da 20 anni per i volti e perché so che veramente funziona. Io voglio dire, amo l'effetto zigomo un po' tipo il mio perché secondo il mio parere proprio va a ricostruire, vedete, la pelle, dà l'effetto tonico, ma non è un zigomone, nel senso che non è un come se fosse qui un polpettone attaccato, come se fosse stato inserito del prodotto. Non solo. Quando io ho la pelle così sottile, e quella pelle così la posso avere anche da giovane, se sono giovane ma ho la pelle o sono molto magra, la pelle diventa sottile così. È logico che sotto una pelle sottile così, qualunque cosa tu vada a mettere, che sia ialuronico, che sia altro, ma vai avanti un attimo che così guardo, e ancora, eccolo, vai. Adesso ci posizioniamo dall'altra parte. Così anche chiediamo alla paziente di rimanere nella posizione in cui si trova. Non la vuole mollare. Saluto Betty, saluto Esmeralda. Non la vuole mollare, in poche parole. Chiedo un attimo di rimanere ferma. Cioè, tu volevi? Io stavo dicendo così può andare. Perché la nostra inquadratura va direttamente sul trattamento adesso. Vedete? Eccoci. Allora vi mostro... la dottoressa che la vedete, ottimo. Allora, noi abbiamo preso dei casi
casi fatti non da me, perché è proprio per far vedere che ops, abbiamo preso, io l'ho già perso, dove l'ho messo? Qua dentro, qui sarà, tac, eccolo. Che bravo, sono una donna tecnologica. Cos'è successo, Ele? Ok, eccoci. Sì. Di nuovo, scusate. Allora, vedete cosa sta facendo? Prima ha fatto un disegno. Sì. Come faccio io, no? Allora, è partito facendo questo disegno. Dove l'è? Lo provo qua. Metto sotto un foglio. Ottimo. Dottoressa, lei le chiedo se si mette più vicino allo schermo. Sì, lo faccio qui. Io. Esattamente. Ma ecco, grazie. No, perché sennò se mi metto vicino allo schermo... Mi torni un po' indietro, per favore. Certo. Perché tutto parte ed è importantissimo capire come funziona, ancora un po' indietro, dall'inizio. Allora, in questo caso vuole facciamo dare... Facciamo partire, dottor? Sì. Perfetto, vuole dare partiamo. Rotondità al gluteo. Lui non osserva che qui... Questo cicciolino, secondo me, è da dire al paziente, lo vedete questo? Questo secondo me è da togliere o col freddo o con la fosfati di colina, perché se comunque fai il gluteo, quel cicciolino lì mi più a sporco. Allora, lasciamo la dottoressa leggermente in ombra per focalizzarsi negli schermi. Ecco. Vedete cosa ha fatto? È andato praticamente a decidere la zona da trattare. Siccome questa ragazza deve e vuole avere un gluteo più in fuori rispetto a quello che è, lui entra. Va dentro con una siringa, direte, oh mamma c'è l'ago, ho capito, però è un ago normale di una siringa. Nel frattempo la salutano dalla Svizzera. Ciao ciao, e va, a cosa fare? Lì che inserisce, semplicemente muovendosi piano piano, il prodotto che vedete che è in fase liquida con polvere. Questa è la cosa bella e che ci piace, perché a un certo punto noi stiamo parlando di un prodotto, come dicevo prima, che va a stimolare e lo va a riempire in tutta questa zona, ok? Ele, mi vai un po' avanti? Certo. Vedi, va proprio dappertutto. Ora va anche nella parte centrale, grazie. Aspetta, ferma, che vediamo adesso. E là che ne prende ancora. Loro utilizzano più scultra di me, nel senso che loro sono disposti a utilizzare anche 3 fiale per volta per gluteo. Allora, prima ha fatto tutto quello che è il circostante, ha dato la forma e adesso invece cerca di rialzare proprio il gluteo, ok? Scrivono, secondo me lei ha una mano migliore. No, è troppo carino, siete. Però diciamo che questo è un bravo chirurgo ed è un chirurgo plastico, perché a differenza di quello che succede qui, ripeto, Sculptra negli Stati Uniti è molto utilizzato e anche in Brasile. Perché lì lo chiamano proprio, vedete, boot, che sarebbe gluteo, lifting del gluteo con Sculptra. È così che viene chiamato abitualmente. Ora, aspettate che... È che è un po' malefico, perché si perde ogni tanto. Sì. È grande, ecco, ci ha abbandonato. Claudia scrive, il costo, questo è il allora. Motivo per cui ci spostiamo nuovamente dalla nostra paziente. No, ancora no? No, guarda che ogni tanto fa il bravo. Allora... Il costo praticamente dipende da quanto prodotto andiamo a utilizzare. Una fialetta, non ce la fa? Ma non c'è problema, vi facciamo vedere i risultati. Va bene. Allora, stavamo dicendo, una fialetta praticamente costa intorno... Ai 500 euro. Oh, ecco, vi facciamo vedere alcuni risultati di prima e dopo. Eccoci. Ora, se la... brava Ele... tutto lei, perché ormai opla. Oh, meno male che c'è l'Eleonora. Allora, non fate caso che il computer è un attimo imbarazzato. Sì, lui è sempre un po' disgraziato. Vai a questa. Allora, qui giusto per far vedere un gluteo che parte in un modo e aspettate, forse non arriverà mai. Arriverà. Miria scrive, sì, bravissima dottoressa, sì, è vero. Bravissima. Aspettiamo che lo schermo appaia. Oh, ecco, ci siamo. Allora, vedete cosa succede? Che purtroppo ha un crampo la nostra amica paziente gluteo bello. Gluteo fiorellino bello, c'è un po' di cosa. Vedete qui cosa ha fatto, è stato fatto? È stata riempita proprio solo questa parte alta. Riempendo questa parte alta... ha fatto sì che si rialzi tutto il gluteo, ok? Mi vai avanti, Ele, scusa? Certo. Oh no, posso che vado avanti di qua? Grazie.
Questo invece, adesso aspettiamo un attimo, eccolo. Qui è un caso molto difficile, è vero. Caterina scrive, molto bello questo. Però ci tengo a dire che questa è purtroppo la realtà, perché qualche volta quando si va da un chirurgo o da un medico o da chi cavolo volete, ma viene sbagliato qualcosa, rimangono dei segni. Oppure magari si è caduti, oppure si ha questa forma, un po' difficile, perché di solito qui sono proprio segnali di qualcosa che non è andato bene, di un intervento. Però vedete come ci siano, quindi c'è un ammasso di grasso e qui c'è un vuoto. È logico che quando io vado a riempire questo vuoto e questa parte, il gluteo si alza e mi va via anche tutto questo problematica, il sottogluteo. Quindi non è soltanto che serva, ed è qui che intendo Eri continua a dire, per riempire, per avere un effetto grosso. Serve anche perché a volte, purtroppo, per tante problematiche, si hanno delle necessità di mettere in ordine una parte che in effetti è stata mangiata, perché qui ha proprio mancanza di materiale e qui può fare tutti i massaggi che vuole, ma non ce la farà mai a diventare un gluteo rotondo così. Non ce la può fare, perché manca. Posso aiutare con l'ago brasiliano a togliere questi buchi un pochino, ma manca il prodotto, per cui alla fine torna come prima. Capito cosa intendo? Invece in questo modo possiamo fare una vera e propria ricostruzione. Ciao, Veronica. Vediamo se riesco. Allora, non è dei migliori, è proprio un po' una schifezza. Però anche le schifezze vanno viste. Cioè, nel senso che così vi rendete conto di com'è la vita reale è questa. La donna bella brasiliana che va a riempirsi, il gluteo bello della ragazza, non ce l'hanno in tanti, A volte succede che arriva qualcuno anche così. Carla scrive, questa è messa male, però ho messa molto male. È vero? E questo è il punto. Allora, il punto è che Sculptra, secondo me, lo dobbiamo pensare non soltanto come un prodotto che va a fare un gluteo, ma come un prodotto ricostruttivo. Qui ha ricostruito una massa che era stata persa. Questa massa, riempendo, ha fatto sì che questo grosso buco non ci fosse più. Qui, che era un misto fra smagliature e vuoti, è stato rialzato e alla fine il risultato direi che è ottimo, no? Per questo che sto dicendo che, ecco, qui abbiamo un altro esempio. Questo gluteo, vedete? Rossana scrive, bello anche questo. Vero? Allora, ripeto, non sto a parlare di glutei belli e basta, perché io vedo tante volte dei colleghi che fanno vedere dei glutei belli, ma ragazzi, questa è la realtà di tutti i giorni, questo è il nostro pane, perché chi vuole sistemarlo ce l'ha un po' brutto e vuole sistemarlo, non che il gluteo bello non possa migliorare, però insomma diciamo che quando ha questa forma, vedete che è sottile sotto e qui fa così, quindi che forma ha? Vediamo. Qualcuno si ricorda che forma ha quando sotto è un po' svuotato? Una pera, scrive Nadia? Potrebbe sembrare una pera invertita, dai, ci sta. Però comunque è proprio invertito, ma neanche invertito. Qui è come se fosse un po' il discorso della mela che facevamo prima. Cioè che qui è più consistente, più grosso rispetto a questa parte, ok? Qui, andando a riempire questa zona, si può... È vero, non è che sia diventato supermondo, Però intanto un gluteo che ha la sua compattezza, la sua forma, i buchetti se ne sono quasi andati e con i massaggi, insisto, tu puoi fare i massaggi, puoi passare le apparecchiature, io stessa le ho tantissime, però sono arrivata a una conclusione che per i glutei devi proprio fare qualcosa per riempirli e se il buco c'è va tolto e questa è la cosa più brutta che appunto se uno ha. Ciao Monica, si è appena connessa anche Daniela, dottoressa, se può dire di quale trattamento sta parlando? Stiamo parlando di trattamenti, sì? Di, diciamo, ricostruzione gluteo o di lifting, oh my god. In questo momento si è spento, probabilmente abbiamo surriscaldato il computer, ma abbiamo la possibilità per voi che vi siete connessi, per Monica e per Francesca, di spostarci dalla nostra paziente. Allora, io mi giro, perché se succede qualcosa là, noi ci spostiamo di qua. Esattamente. Non ci perdiamo d'anima, guardate la dottoressa, eccola. Qua succede tutto il tempo, qualche cosa. Era una fatica, guardate che... Torniamo dalla nostra paziente. Siamo tornati dalla nostra paziente. Che meno male non è andata via, perché così scriviamo
anzi spieghiamo a Nadia ed Elisabetta il trattamento che ha effettuato la dottoressa. Allora, questo è un caso di un gluteo bello. Sì. E anche fresco. Sì. Che però ha voluto dare più tensione che c'è. Ha voluto dare più tensione alla sua pelle, ok? No, c'è l'Eleonora che ride come una matta. Arrivo per il commento di Fabiana che scrive: la paziente è imperfetta. Ride. Vi devo dire che meno male non c'è la paziente imperterrita nel lettino. Sì, Fabiana, l'abbiamo lasciata lì perché è bellissima. No, e non lo risultato. Non possiamo più, anche per far vedere agli altri pazienti quando vengono che gluteo può avere appunto una persona. Quindi lei non si sposta, è incorporata qua nella sedia, la paghiamo poco, ma le mettiamo a posto gluteo per questo. Allora, in questo caso... Gigi scrive: la paziente dal gluteo che sorride. Esatto. Allora, in questo caso abbiamo fatto cosa? Delle punture, in questo senso, in modo tale che abbiamo riempito il gluteo. Adesso l'ultima parte, che sì, devo dire la verità, mi è mancata, è questo leggero avvallamento. Non so se lo riuscite a vedere. Sto parlando. Noi riusciamo a vederlo da qua. Allora, anche se Elisabetta scrive, c'è da dire che è un gluteo bellissimo. Allora, sto cercando il pelo nell'uovo, nel senso che chiaramente è un gluteo bellissimo. Volendo vedere quale difetto può avere questo gluteo, certo, per trovare qualcosa. Certo. Cosa non si è andato ancora a riempire, è rimasto questo piccolo pezzettino. Per cui volendo qui si può fare quell'arrangiamento di chicca, che non è una fiala di aluronico, ripeto, ma è Sculptra, un prodotto che va a ricostruire proprio il tessuto. Quindi, da quello che avete visto, un po' dai video, un po' da me, un po' da quando faccio i trattamenti, l'altra settimana tanti video dove anche ho tolto via col laghetto, diciamo, i setti. Da tutta questa cosa avete capito un particolare: noi stiamo trattando e stiamo parlando sempre di ricostruzione, perché alla fine il bello è la naturalezza. Cioè, quello che per me è più importante più di tutto e che va al di là di protesi, ialuronico o meno, diciamo che lo Sculptra lo rende più naturale, perché è un prodotto che, siccome si amalgama proprio col tessuto, riesce a darmi questa forma che direi è bellissima, riesce a darmi un tono che è bellissimo, per cui alla fine un corpo sodo è bello, perché uno può essere anche magro, ma se poi è molle non va bene. E io vorrei salutarvi con questa bella cosa che dice Leonora. Sì, noi sono 35 minuti che siamo in diretta. Io quindi la dottoressa vi saluta. Siete caldo? Sì, chiediamo alla paziente di rimanere ferma, perché ride sempre, stoppiamo. Stoppiamo ridendo. Dennis, anche se la ride, Gigi manda dei cuori, probabilmente per il gluteo che sorride. No, ma poi il bello che gli ha messo anche la cornice, c'ha delle mutande che sono fighissime, ragazzi. Al top. Ecco. Ciao a tutti! Ciao a tutti, rimanete ferma, la dottoressa può, diciamo, venire dalla mia parte, invece la paziente rimanga ferma finché non interrompiamo. Grazie praticamente, mille! Praticamente la teniamo qui. Eccoci. Eccoci qua, terminiamo.